Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Ecco, cari fratelli e le sorelle, benvenuti a questo momento di preghiera, ma permettetemi anche di dare un saluto a quanti sono collegati con noi tramite i social, e sono uniti con noi proprio in comunione di preghiera. Siamo qui in questa chiesa di Isernia, la parrocchia Sacro Cuore, proprio per vegliare in questa serata, prima di questo grande evento che avverrà qui proprio domani, proprio in questa chiesa, e avverrà proprio nella tua persona, caro Stefano. Siamo qui per pregare per te, con te, ma soprattutto per ringraziare il Signore per il dono che domani ti conferirà proprio nel sacerdozio ministeriale, diventerai presbitero. E permettimi, caro Stefano, ecco, in questa parrocchia che io vengo dalla Gitra, dalla Gioventù Francescana, e prima proprio nel piazzale, contemplando quel bel monumento di San Francesco, ricordo proprio quelle domeniche pomeriggio, quando con la Gioventù Francescana si girava per le varie fraternità, e quando toccava di venire qui a Isernia rimanevo proprio incantato da questa chiesa bella nella sua semplicità, quella fontana, e soprattutto mi ricordo tanti amici, tanti volti belli, giovani francescani che condividevano con me questa esperienza. Si faceva allora la festa del sì, si rinnovava il sì, ecco, sull'esempio della Madonna, ma oggi stiamo a festeggiare un altro sì, il tuo sì, quel sì che è iniziato un po' di anni fa, sono 10 anni di formazione, e oggi tu coroni, anzi forse di più perché hai fatto l'esperienza anche del seminario, proprio qui a Isernia. Allora, caro Stefano, che cosa dirti? Vogliamo pregare con te, perché questo sì oggi non arriva ad un coronamento, ma arriva ad una conferma per altri passi, per altre mete, per un servizio qualificato proprio nel Regno del Signore. E permettimi, ecco, di aggiungere ancora un'altra cosa, il motivo per cui ho nominato quei giorni, quei ricordi, era legato anche alla prima persona, un sacerdote, che molto ha fatto in questa chiesa, un frate cappuccino, padre Luigi Mauro, che provvidenzialmente, ecco, oggi ricorre anche il suo anniversario della sua nascita al cielo. Voglia essere per te provvidenzialmente un segno di benedizione, perché tu possa essere, ecco, un innamorato come era lui dei giovani, e di darti senza riserve per loro, così come stai facendo già nella casa di formazione. E allora, ecco, voglio invitare tutti quanti che stanno collegati con noi a pregare con noi perché quel tuo ministero possa essere pieno di frutti buoni. Preghiamo. O dolce e glorioso Dio, illumina il cuore mio, dammi fede diritta, speranza certa, carità perfetta, umiltà profonda, intelligenza e saggezza perché possa servire i tuoi comandamenti, per Cristo nostro Signore. Ascoltiamo la parola del Signore. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò a sé i 12 e prese a mandarli a due, e dava loro potere sugli spiriti impuri, e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse
scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Cari fratelli e sorelle, ho scritto qualcosa perché l'emozione fa comunque la sua parte. Il fratello che condivide con noi, ecco, la casa, il tempo, quindi crea sempre un pochettino di farfalle nello stomaco, ecco, usando un po' il termine di una canzone. Ecco, quest'oggi la parola del Vangelo, che sarà quella che ci accompagnerà domani sera, che è carica di fuoco e di sale, caro fratello Stefano, magari una parola anche non scelta, ma così consegnata, perché ecco, questo giorno si è reso un segno di benedizione per te. Ci prepara in questa veglia a meditare sul grande mistero dell'amore che domani andremo a celebrare e che già da questa sera ringraziamo il Signore per il dono che Lui fa alla Chiesa, che Lui fa alla tua famiglia, ma anche che il dono grande Lui fa a te. Allora, ecco, la parola ci diceva: soltanto un bastone, due poveri sandali e una povera tunica. Questo il Maestro comanda di portare a questi uomini. È un povero e semplice vestiario che però identifica quelli che sono gli uomini di Dio. Uomini che hanno capito e hanno compreso che le ferite che portano nel cuore sono, se immerse nel cuore trafitto di Gesù, sono un sostegno, sono quel sangue e quel perdono che presto dovrai versare sulla gente che verrà a bussare alle porte del tuo cuore. L'uomo di Dio è l'uomo che ha compreso anche che le ferite che porta nelle mani sono quelle mani che sono bucate del Signore, perché possano, ecco, accarezzare la gente che ha bisogno di una carezza che appartiene all'infinito, di quello stesso infinito che attraverso le tue mani si farà pane. Penso ancora agli uomini di Dio come quegli uomini che hanno, ecco, i piedi anche forati, perché in quei piedi, ecco, si possano avvicinare senza mai, ecco, spaccare la relazione che dovrà incrociare anche con gli altri, quindi avvicinati in punta di piedi. Allora, ecco, cari fratelli e sorelle, stasera proprio illuminati da questa parola che ci prepara a questo giorno di grazia e di benedizione, permettetemi se correggo il tiro iniziale: ho detto un bastone, due sandali e un piccolo vestito, una povera tunica che indossano questi uomini. In realtà non si tratta di uomini qualunque, non si tratta nemmeno di uomini di Dio, si tratta di Dio stesso che attraverso questo grande mistero viene ad abitare nuovamente in mezzo a noi, che viene ad attraversare ancora per una volta le strade della nostra povera umanità. Allora ecco che il Signore in questo momento mandi nei nostri cuori il suo Santo Spirito, perché ecco, possiamo preparare la strada e non dico comprendere il mistero grande che domani andremo a celebrare, almeno gustarne una briciola del suo amore. Allora ecco, lo Spirito Santo, Stefano, questa sera distacchi da tutte le ansie che ci stanno intorno e ti doni l'opportunità, ecco, di stare con il Signore, perché Lui li chiama a sé, quelli che Lui ama.
Io credo, Signore, ma fa che possa crederti con maggiore fermezza. Io spero in te, Signore, ma fa che speri con maggiore fiducia. Io ti amo, Signore, ma fa che possa amarti con più ardente affetto. Mi pento dei miei peccati, ma fa che io senta il mio pentimento con una perfetta contrizione. Dirigimi con la tua sapienza, consolami con la tua bontà, proteggimi con la tua potenza. Siano tuoi i miei pensieri, tue le mie parole, secondo la tua volontà tutte le mie azioni, tue le mie sofferenze. Illumina la mia mente, infiamma la mia volontà, purifica il mio corpo, santifica l'anima mia. Fa di me, Signore, una trasparenza di te, che sei luce e consolazione. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore Gesù, questa sera in modo speciale, particolare, ti affidiamo a Stefano. Benedicilo, guardalo, custodiscilo, accompagnalo con il tuo cuore e fa che il suo cuore possa sempre di più conformarsi al tuo, cuore di pastore, cuore di sacerdote, cuore innamorato dei giovani, cuore innamorato degli ammalati, cuore innamorato degli sposi, delle famiglie, un cuore innamorato dei piccoli, perché non vengano scacciati, ma accolti. E te lo chiediamo proprio in modo particolare in questa comunità, dedicata al tuo cuore. Proteggila, custodiscila, e fa che possa essere sempre una madre capace di generare nuovi figli alla vocazione sacerdotale, religiosa, matrimoniale, figli alla vita cristiana. Grazie, Signore, per il dono di Stefano. Vogliamo ora sostare dinanzi a te e godere della tua presenza, lodarti e ringraziarti con la preghiera silenziosa e con il nostro canto.
Tu sei santo, Signore Dio unico, che fai cose stupende. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei l'Altissimo, tu sei il Re onnipotente, tu sei il Padre Santo, Re del cielo e della terra. Tu sei trino e uno, Signore Dio degli dei. Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene, Signore Dio vivo e vero. Tu sei amore, tu sei carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà, tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei sicurezza, tu sei la pace, tu sei gaudio e letizia, tu sei la nostra speranza, tu sei giustizia, tu sei temperanza, tu sei ogni nostra ricchezza, tu sei bellezza, tu sei vitezza, tu sei il protettore, tu sei il custode e il difensore nostro, tu sei fortezza, tu sei rifugio, tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei tutta la nostra dolcezza. Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. Diciamo insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare al convivio eterno del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Thank you.
comandi ai tuoi discepoli di portare con sé lungo il viaggio della vita. Ti vogliamo affidare questa sera tutti i tuoi discepoli, ed in maniera particolare fra Stefano, che domani consacrerai al tuo servizio con il sacramento dell'ordine. In questo viaggio, tu, o maestro e divino viandante, non smetteri mai di ammaestrarlo con il tuo Vangelo e di stargli accanto nei solchi di questa nostra umanità.
insieme. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Stefano vuole dire due parole. Ecco, che dire? Per prima cosa, la prima cosa che posso dire è soltanto grazie. Innanzitutto, ecco, a voi che siete qui numerosi, ai miei confratelli della pastorale giovanile, della nazionale che hanno organizzato tutto questo, ai fratelli di Morcone e anche ai ragazzi in accoglienza, ai giovani in accoglienza di Morcone, a tutti voi, ecco, che anche ci avete seguito da casa e anche appunto ai tecnici che hanno fatto sì che tutto ciò potesse essere. Ecco, però questa sera, ecco, mi venivano tanti ricordi in mente, no? Comunque
necessariamente torno indietro di tanti e tanti anni, perché ecco, vi vedevo e riconosco un po' tutti voi, no? Ci siete stati, questa è la cosa più bella, mi avete accolto in questa comunità e non soltanto mi avete accolto, mi avete veramente donato tanto, ecco, mi avete dato anche la capacità, con la grazia del Signore, di poter diventare io stesso dopo. E quello che il tanto che mi avete dato, ecco, sono contento di poterlo restituire. Innanzitutto a coloro ai quali il Signore, ecco, mi manderà, e poi, ecco, se un giorno Dio vorrà, magari anche in qualche modo, non so, direttamente, chissà, lui sa. E quindi, ecco, io ringrazio anche la mia famiglia, perché poi, no, come ogni dono, il dono della vita, da dove inizia? Se non dalla famiglia. Ecco, io che dire, ringrazio tutti voi e, ecco, sarò lieto anche di salutarvi, ecco, nel salone parrocchiale che, ecco, scendo verso la sinistra. Grazie e pace a tutti.